Nel video di oggi voglio parlarti di come l'eiaculazione vada a influire sui livelli ormonali. Ciao, sono Sollivio e sono qui per aiutarti a governare la tua energia sessuale. Da oltre 10 anni affianco gli uomini ad accedere al loro pieno potenziale e prendere il controllo della loro vita dentro e fuori la camera da letto. Ti ricordo inoltre che puoi facilmente entrare in contatto con me cliccando il primo link qui sotto nella descrizione. Iniziamo subito dicendo che ogni volta che eiaculi stai espellendo una sostanza fondamentale dal tuo organismo. Questa sostanza, come pochissimi uomini sanno, è ricca di magnesio, fruttosio e altri sali minerali. Soprattutto è ricca di ormoni, primo fra tutti il testosterone, cioè l'ormone maschile per eccellenza. Un ormone fondamentale per mantenere alto il livello della libido, per permetterti di avere erezioni potenti e durature e via dicendo. Ora, ogni volta che eiaculi non stai solo espellendo il tuo seme, come potresti probabilmente credere, ma stai inconsapevolmente andando ad influenzare i tuoi livelli ormonali, oltre che privare il tuo corpo di sali minerali importanti per la salute generale dell'organismo. Se i sali minerali sono reintegrabili attraverso una dieta sana e equilibrata, per gli ormoni la questione è molto più complessa. Lascia che te lo spieghi in modo più approfondito. Quando eiaculi, il tuo corpo produce un ormone chiamato prolattina. La prolattina è un ormone fondamentale per la salute femminile, dato che serve alle donne incinte per produrre latte materno, mentre invece è molto nocivo per la salute maschile. Questo perché è causa di stanchezza cronica, spossatezza, emicranie e nei casi peggiori addirittura principi di depressione. Quindi ogni volta che eiaculi per divertimento o anche solo per sfogo, stai facendo un danno da non sottovalutare al tuo organismo. A lungo andare, vivendo costantemente con alti livelli di prolattina, rischi infatti di sentirti sempre spossato, privo di energia e addirittura scarico dal punto di vista emotivo. Ma non è finita qui, perché quando eiaculi, oltre a generare la prolattina, stai anche andando ad abbassare i livelli di testosterone, con conseguenze molto importanti per la salute dell'organismo. Pensaci per un istante, se il testosterone è necessario per avere una buona libido, provare un buon desiderio sessuale, avere erezioni potenti e durature, sentirti energetico nella vita di tutti i giorni, ecco che quando vai a ridurre il livello di testosterone proprio attraverso l'eiaculazione, potresti provare mancanza di desiderio o bassa libido, avere problemi erettili, sentirti spossato sia dentro che fuori la camera da letto, con conseguenze anche importanti dal punto di vista psicologico e emotivo. Pensa che moltissimi uomini, quando iniziano il percorso di affiancamento insieme a me, lamentano problemi di disfunzione erettile, mancanza di desiderio, e pensano magari di avere problemi fisici irrisolvibili. Mentre in realtà il loro problema è proprio la masturbazione compulsiva che ha portato il loro organismo ad avere bassissimi livelli di testosterone. Ma non è finita qui, perché l'eiaculazione porta anche ad una produzione ed espulsione elevatissima di dopamina. In pratica, quando eiaculi, il tuo cervello riceve una fortissima scarica di dopamina. La dopamina non è altro che la molecola della felicità. Quando viene prodotta per un istante, ti senti felice e appagato, ti senti soddisfatto, sei vicino all'eiaculazione e non desideri altro che terminare in bellezza. Ma l'istante dopo, quando la dopamina torna ad abbassarsi, cioè quando ormai hai eiaculato, ecco che entri nel periodo refrattario, una specie di potente down in cui sperimenti sensazioni di vuoto, noia, desolazione interiore. Ed ecco che, quando la dopamina si abbassa, lascia spazio alla prolattina, facendoti entrare in un circolo vizioso da cui sembra impossibile uscire. L'eiaculazione funziona esattamente come una droga. Hai il desiderio di eiaculare per sperimentare quella scarica di dopamina. Eppure, al termine della masturbazione, ti senti vuoto e spossato. Per uscire da questa sensazione, presto o tardi, ti masturberai di nuovo, sviluppando una vera e propria dipendenza dall'eiaculazione e andando al contempo a causarti un abbassamento di testosterone e relativi problemi. Questo è quello che io chiamo il circolo vizioso della masturbazione, che, come vedi, ha effetti davvero devastanti per l'organismo. Ma non preoccuparti, perché esiste ancora una soluzione, che consiste precisamente nell'apprendere la ritenzione del seme, una tecnica di lunga vita che può insegnarti come uscire, una volta per tutte, dalla dipendenza dell'eiaculazione, andando a migliorare i tuoi livelli ormonali, quindi la tua salute sessuale e anche la salute generale del tuo organismo, oltre che a portare numerosi altri benefici, come ad esempio controllo totale dell'eiaculazione, gestione dell'erezione e prestazioni nettamente superiori sotto le coperte. Quindi ora, se anche tu in questo momento
volessi comprendere tutto ciò di cui hai bisogno per uscire dal circolo vizioso della masturbazione e apprendere la ritenzione del seme, migliorando la salute del tuo organismo, puoi scrivermi tranquillamente su WhatsApp la parola info e ti spiegherò precisamente come potrai agire fin da subito. Trovi il link qui sotto nella descrizione. Se sei arrivato fin qui, ti ringrazio per aver guardato tutto il video. Ancora una volta ti invito a iscriverti al mio canale, mettere mi piace per sostenermi e attivare la campanella per non rimanere mai indietro. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video.